Si è spenta a 96 anni la nonna del cantautore romano Ultimo, Gina. Alcuni fan si sono radunati sotto la clinica in cui l'amata nonna dell'artista era ricoverata, tanto da far intervenire i carabinieri. Lutto per Ultimo, muore nonna Gina. Fan si radunano e intervengono i carabinieri. La notizia della morte della nonna di Ultimo arriva direttamente da parte del papà del cantautore, Sandro Moriconi, che nella serata di lunedì 26 agosto scrive su Instagram: "Ci hai riunito come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto, e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma, e tranquilla da lassù, non mangerò tanto." La donna era ricoverata presso la clinica Villa Margherita, dettaglio notato dai fan. Se c'è chi si è unito al dolore dell'artista, dall'altro lato alcuni fan hanno compiuto dei gesti di cattivo gusto. Come riportato da Webbo, pare che qualcuno abbia chiamato la clinica per avere informazioni su Ultimo. Avrebbero compiuto dei gesti davvero di cattivo gusto che stanno facendo arrabbiare tante persone. Cos'è successo? In sostanza, alcuni fan di Ultimo avrebbero chiamato molte le cliniche di Roma per capire in quale fosse ricoverata la nonna del cantante e, addirittura, si sarebbero riuniti asterisco sotto la clinica in cui era ricoverata la signora per poter incontrare dal vivo Nicolò. Una delle fanpage di Ultimo, I Miserabili del Parchetto, ha svelato l'intervento dei carabinieri attraverso una storia Instagram. Grazie ai carabinieri che sono intervenuti e hanno fatto andare via tutte le persone deficienti che si trovavano sotto la clinica, grazie mille. Nick, ti vogliamo bene. Mentre la fanpage ufficiale dell'artista, Ultimo-Official Fandom, ha pubblicato un post con scritto: "Purtroppo molti fan stanno cercando, con metodi inappropriati, di arrivare ad avere contatti con Ultimo chiamando ripetutamente le cliniche. Con questo messaggio vogliamo sensibilizzarvi a non compiere certe azioni, penalmente perseguibili. Grazie per l'attenzione."